Guidare a fari spenti nella notte è una follia. Non fatelo mai. Eppure è così che nel 1930 Tazio Nuvolari vinse la Mille Miglia, correndo al buio per non farsi scorgere dal suo eterno rivale Achille Varzi. La Mille Miglia era la corsa su strada più famosa al mondo. E volete sapere qual era la macchina di Nuvolari? Un Alfa Romeo 1750 Gran Sport. Non un'auto per vincere, ma per stravincere. Il suo nome per esteso era Alfa Romeo 6C 1750. E bisogna ricordare che in quell'occasione stabilì un altro primato di rilievo. Fu la prima auto a raggiungere una media di velocità superiore ai 100 all'ora sul percorso di oltre 1600 chilometri. Fu senz'altro una delle auto di maggior successo della sua epoca e insieme al modello precedente di casa Alfa Romeo, la 6C 1500, incarna la supremazia tecnica delle sportive italiane degli anni 30. Entrò in produzione nel 1929, dopo la presentazione al Salone dell'Automobile di Roma. La cilindrata del motore venne aumentata a 1752 centimetri cubici e da ciò derivò appunto il nome di Alfa Romeo 6C 1750. La linea di gran classe è merito del talento di diversi carrozzieri di fama internazionale, primo fra tutti Zagato, poi Touring, Castagna, Garavini. Tutti si avvicendarono alla realizzazione delle sei serie di questa automobile. La vettura che proviamo, che appartiene alla collezione di quattro ruote, ha un allestimento davvero esclusivo e particolare, realizzato dalla Carrozzeria Sport Milano. Al mondo ne esistono soltanto due esemplari. Basta aprire lo sportello e ci si rende subito conto che questa 1750 è nelle condizioni originali e che non ha avuto bisogno di restauro. I rivestimenti in pelle delle portiere e dei sedili sono quelli dell'epoca, conservati in ottimo stato nonostante siano trascorsi quasi 80 anni. Merito certamente della grande cura artigianale che caratterizzava le lavorazioni dei maestri carrozzieri all'opera sulle auto del Biscione. La leva del cambio, le marce sono quattro, ha una griglia in acciaio e il pedale dell'acceleratore, come era normale una volta, è centrale, tra frizione e freno. Viene subito voglia di metterla in moto. La 1750 rimase in produzione sino al 1933. Era grazie al compressore una delle auto più veloci e scattanti del tempo e possiamo considerarla un'antenata delle auto GT prodotte in seguito. Dominò il mondo delle corse del tempo, oltre che i sogni di molti guidatori comuni. Nei quattro anni in cui la 1750 rimase in produzione, ne vennero realizzati 2579 esemplari. Il successo che ottenne è la sintesi di vari punti di forza, ma soprattutto era merito di quel motore sovraalimentato, unito a una carrozzeria filante e leggera. Nonostante questo sia un museo, qui c'è davvero poco spazio per la nostalgia. E anche quando si spengono le luci, l'Alfa 1750 continua a brillare di luce propria.